Tutto. Non chiedetemi davvero che cazzo sta succedendo, si è sfanculato tutto. Che siamo tornati, non chiedetemi che cosa sia successo, non ho la più pallida idea, non so neanche dove ha salvato, se non ha salvato mi incazzo come una biscia. Ok, si è andato vicino a un sito chiamato Delta, sta ancora cercando di raggiungere Ark. Per riuscirci deve prima arrivare a Theta. Ok, sì. Ok, dovremmo esserci. Spero ancor mio di sì. Non ci dovrebbero essere altri problemi, stanno arrivando anche spettatori, o meglio stanno arrivando gli spettatori che c'erano prima, visto che è successo un puttanaio. Mi è sparita giustamente anche la chat, perché io ce l'avevo su un'altra finestra. Poi è ripartita. Tempo ci vedo dentro di spegni e riaccendi Commodore style. E no, un sorso di cuoche. E ripartiamo. Allora, stavamo guardando. Ah, siamo proprio fuori dalla navicella, ok. Eccoci qua, di nuovo in vita. Allora, che stavo dicendo? Allora, abbiamo capito che cosa serviva l'antenna. Di nuovo gli spettatori che ritornano. Diciamo, abbiamo capito che cosa serve l'antenna. Sì, passato un'eternità. Dicevo, abbiamo capito che cosa serve l'antenna. Ovvero per cercare di tracciare la posizione degli Zeppelin che in teoria ci servono per andarcene da qua. Questo vuol dire una sola cosa, che adesso devo innanzitutto pregare che non crashi di nuovo il gioco. E soprattutto che dobbiamo appicciare. Sì, fate, non c'è problema. Commenta quanto vuoi. Dove cazzo dovevo andare però? Aspetta un attimo. Allora, lo Zeppelin che funziona, abbiamo detto, dov'è la piattaforma dell'antenna, mi sa che era qua sopra. Dicevo, l'unico Zeppelin che ha dato segni di vita era lo 049. Appicciamo. No, non era qui. No. No. Sì, davvero, mi sa che se crasha ancora una volta, possibile potrei approfittarne per non farlo mai più, ok. Vediamo un attimo. Ok, 049. E questo è andato. Adesso io dovrei trovare di nuovo la console. Sì, c'ha un non so che di. C'ha un non so che di Doraemon. Allora, la console. Meglio di no, ha ragione. Allora, mi serve adesso trovare. Ecco, Zeppelin Transport Theta, dovrebbe arrivare da qui. Mi serve, dicevo, quella console da dove stavo. E vabbè, ho la chat qui, giro lo sguardo al volo e ci butto un occhio, niente di spettacolare. Dove cazzo era la console?
me la son perduta. Comunque dovrebbe essere tutto qui. Eccola, era da questa parte. Era proprio davanti alla... Sperando non crashi di nuovo. Ok, perfetto. Spedizione. Ok, Zeppelin. Abbiamo detto 049. Ok, quindi potrei richiedere... Perfetto. E si va avanti. Sì, in effetti meglio prepararsi perché potrebbe esserci oggettivamente di tutto dentro quella navetta. Eccolo qui. C'ho pure un container attaccato. È un container, giusto? Sì. Una roba che ci somiglia. Perché non ho capito perché ha crashato prima, però. Sti cazzi, dai, ormai. A maggio il 15. Beh, ah, ecco, si deve aprire il. Ok, la piattaforma di trivellazione non funziona, eccoci qua. Ehi, addirittura. Ok, allora abbiamo... Già capito. Non so neanche se la faccio una fretta, ma ti Ok, dobbiamo folgorare un... Dobbiamo folgorare quel robot che stava passeggiando qui. No, non tu. Giustamente si allontana perché è spaventato. Fantastico. Allora, dobbiamo trovare quel robot che si stava lamentando dell'orario di lavoro. Eccolo lì. Beccato. Vieni qua che così pongo fine alle tue sofferenze. Vieni, vieni, vieni. Su. Dai, fermo, cazzo! Oh! Ma una sequenza di inseguimento? No, eh! Meno male che non doveva fare male. A dire il vero non saprei neanche più che dove e quando metterla. Sono onesto, non mi è mai interessato raccogliere le collezioni delle maglie o cose del genere. Ok, abbiamo sto cacchio di chip, direi che possiamo andare a sto punto. E siamo pronti. Beh. Didn't we cover this already? Because I've known ever since I woke up out of Salon. Just
pizza dressing? Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard to think about it. Yeah. Did you maybe hit that switch over there so we could get moving? Yeah, sure. Un po' pragmatica la signorina, cioè qualcosa che mi puzza. E di solito in queste cose ci prendo alla grande. Beh, ah, devo tirare anche la leva, giustamente. Minchione io. Ecco, sento già una musichetta inquietante. Io tengo d'occhio te, specie di cadavere attaccato al porto, perché tanto lo so che come minimo ti svegli. Mettiamola così, non mi ha mai catturato al punto da dire tifo solo per loro. La spiegazione, diciamo, è quella. Non mi sono mai sentito attaccato alla città e alla squadra al punto da tenere solo per loro. Che succede qui? Silenzio nella testa. Ah, ok, ci indica la distanza. No, perché non sarebbe? Era giusto, non saresti, no? È giusto. Comunque sì, è probabile che se fossi stato di Napoli, sì, se mi sarei potuto attaccare. Qui no, sono a casa dall'altra parte. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cool? Can I tip the balance by suddenly gaining some insight and go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll adjust the electrical. As always, don't forget to take me with you. Cap, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? The warden can hit the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. Domanda legittima. Ormai da ufficialmente da 6 anni, ufficiosamente da quando ho 15 anni. Ok, siamo dentro, siamo in una piattaforma di carico come... Dall'altra parte vedo un po' troppe luci rosse. Non è necessariamente una buona notizia, infatti. Cerchiamo di capirci qualcosa in più di questa. Di questo enorme puttanaio creato da WoW. Listen up, all members of staff. The ARC project.
quando capita, sì. C'è anche quella possibilità. E diciamo che bisogna un po' combattere per avere giorni liberi più che ferie. Le ferie già ci sono, però non capitano spesso. Ok, sì. Cosa abbiamo qui? Oh, beh, non è Enigma. Mi sembra giusto. Ok, abbiamo una leva bloccata. Adesso è di nuovo disponibile. Ok, era facile. Ok, si sta aprendo. Cosa ci aspetterà pure qui? Che ormai abbiamo, ci stiamo facendo il callo. Sì, lo so, effettivamente stai un po'... ti stai dedicando un po' troppo a raccogliere informazioni. Ok, non accendere la luce qui, che non si vede un cazzo. Ma non me la fa accendere. Però posso mettere l'Omnitool. Quindi qualcosa dovremmo farci. Ok. Era per aprire anche quest'altra. Che succede? Ah, sta togliendo l'acqua come al solito ormai. No, vabbè, almeno possiamo conversare. Ci sta che fai domande, ci sta che fai domande, vuoi capire un po' con chi hai a che fare. Ho visto un'ombra strana, mi stavo già cagando in mano. Allora, sembra un po' una domanda del cazzo da fare, Simon, non me ne volere, eh. Madonna santissima, se vuoi bloccarti un altro po'... Disincastrati anche tu. Allora, porte chiuse, ho visto già un estintore, però ho visto anche una cassa che non possiamo spostare, quindi sì. Ci serve l'estintore. Pigliamo l'estintore, lanciamolo di prepotenza sul... Pensavo di non poterlo prendere. Devo presumere, esatto, c'è anche già il vetro crepato. Sì, ma lancialo dritto, porca troia, eh. E chi c'è qua? Allora... quelli sono andati solo per il mio commercialista. Allora, cosa abbiamo qui? Ok, l'Omnitool. Prima frugo in giro e poi vedo se è il caso di... No. La pallina antistress. Allora, siamo esattamente in mezzo all'Oceano Atlantico. Significa che non siamo nello spazio, ma siamo sempre comunque nella terra, sulla Terra. We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the arm down the abyss in the first place?
That's a good question. Mi fa piacere. I suppose they did it the hard way and just walked. Un tuo assetto spettatori, grazie mille. What's it like inside the Ark? Is it like a movie or a virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it can survive for thousands of years. It's amazing. Just thinking about the Earth being what it is, us setting out to save the final remains of humanity, it's heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dumb Bat. Ah, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? È rotto. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down to the bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure, let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Ok, cerchiamo sto cacchio di... sto cacchio di cifrario. Aspetta. Ah, aperto le porte di qua, dicevo, non capivo. Allora, quindi dobbiamo cercare qui in zona. Insomma. Mi sa che ci vorrà un po' qui, eh. It doesn't make any sense. Data is clearly the best option for survival. Qua non c'è un Cristo di nessuna, direi vero. Alla faccia della migliore opzione per sopravvivere. Eccolo! Dov'è lo stronzo? Fatti vedere. È di nome. Il posto in sé non credo di avere neanche di esserci mai. Perché stava glitchando? Where the hell did they all go? They didn't have a picture. Where would you go? Probably Lando or Ocron. I've seen Lando already. Maybe Ocron. Ah, ok, capito. Foto normalissime. Mucchio di merdaccia come sempre. Un corridoio lunghissimo. E mi immagino non sono mai stato tipo da montagna, quindi magari non potrei non essere in grado di apprezzare. Però cosa dovrebbe essere? Avevo intuito quando mi ha detto della Val Camonica che il dialetto di quelle parti fosse, si chiamasse in quel modo. Questa non si apre. Questa neanche. Ah sì, non avevo letto, era la... C'è qualcosa. Aspettate che ve lo lascio... Così lo potete leggere bene anche voi. Ho sentito qualcosa. Ah no, si è spenta la torcia, ok.
Stavo cagando in mano come niente. Grazie mille, Mattia. Grazie a te, soprattutto. Stavo leggendo qua, neanche me ne stavo accorgendo. Forse inizia a capire. E l'altro che diceva che bisognava uccidersi per entrare davvero in Ark. Qualcosa mi dice che questa simpatica intelligenza artificiale ha fatto più danni di quelli che ci. Di quelli che abbiamo capito sinora. Sì, non ti preoccupare. Degli studi su WoW, ma non si capisce bene a che cosa abbiano portato. Meglio proseguire. Cercare di capirci qualcosa. Tutti dobbiamo morire comunque. Io ci sto, io in fede in Saranghe nella continuità. Ah, ecco che cosa. Proprio confidenza all'ennesima potenza. Ecco cosa intendeva dire in quell'appunto quando parlava di continuità. Cioè la continuità tra morire come essere fisico. Per continuare a vivere realmente all'interno di Ark, cioè distruggere l'involucro per permettere alla coscienza di vivere all'interno di Ark. Che è questo rumore? Cos'è? Perché? Era una sedia, mi stavo cagando in mano. No, domani no, il calendario ormai è questo. Martedì YouTube, venerdì Twitch. Non. Anche per poter. È un calendario che mi sono creato per. Per poter gestire un po' tutto insieme. Continuo a sentire i peggio rumori della vita. Ecco, dov'è? Dov'è lo stronzo? Fatti vedere, bastardo. Ciccia fuori. Grazie mille, Mattia, anche a te. Fatti vedere, pezzo di merda, dove sei? Oh, questa sedia mi è familiare.
di connessione e risoluzione dei problemi. Resettare il router nella sala 7 sotto livello con tutta la manutenzione. Ok, mi devo fare una passeggiata nei piani inferiori. C'è un buffer, fatemi sentire. Devo presumere quindi che Catherine abbia una ovvia discreta quantità di sensi di colpa, sebbene è appurato tra virgolette che nessuno sia effettivamente morto per causa sua. David Mu. Aspetta un attimo. David Munchie. How does this? What is this? E soprattutto Jarrett. Simon Jarrett. What is this? Why did you find me? C'è tutto. Parla di decesso il 1° giugno del 2015 e l'ultima registrazione è del 1° giugno 2015. The law was sound. It should have worked. It's not your fault. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to say, hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah. Who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything until now. Brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I've never been more excited to be alive. All that hope wasted. Praticamente. What's a legacy system? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer would use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud.
so much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along, waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and get the power on. Esatto. Mi aspettavo qualcosa di un po' più elaborato, invece era anche abbastanza banale. Cioè, questo significa che, prima di tutto, Munch è un medico di merda, e fin qui ci eravamo arrivati già da venerdì scorso. Aspetta. C'entra niente con quello che abbiamo appena raccolto, dicevo. Ciò che Munch è un medico di merda, l'avevamo già scoperto settimana scorsa. Ecco. Immagino si faccia qui, vero? Non so cosa sto facendo, però lo faccio, che così almeno muovo qualcosa. Aspettate che se mi metto a frugare cose a caso faccio solo casini. Fatemi controllare un attimo che magari mi sta sfuggendo qualcosa. Qualche cosa qui in giro magari. Per esempio, posso infilare uno di quei così qui? Ok, devo sostituire questi cosi. Non se ne salva uno, eh. Tutti rotti, ma che cazzo è? Strage. Ok, questo sembra sano. E direi che ci dobbiamo provare allora. Ecco qui. L'unico problema è che ancora dobbiamo risolvere la questione connection. E mi sa che questi quindi non servono a niente. Non servono alla nostra causa, insomma. Questo significa che devo andare da tutt'altra parte. Sento già rumori strani. Ok. Siamo già stati in queste stanze. Andiamo giù e vediamo di proseguire in questa strada. Estremamente rassicurante ora che mi sto infilando in uno spazio buio. E ora che sento dei rumori improponibili. Decisamente, estremamente rassicurante, non c'è che dire. Che abbiamo qui? Nulla. Qui invece. Ok, mi sa che abbiamo fatto il jackpot. Questo ha fatto fine brutta. Ho
No, questo è supporto vitale, quindi non c'entrano niente i server. Quindi 70.000 tanto. Quello che stiamo cercando è qui. E adesso probabilmente partiranno i cagotti, quelli seri. Cazzo. Eccolo lì. L'ho visto con i miei occhi da elfo. Dove è andato? Gradirei sapere dove si trova quella creatura. Io sto attento a dove metto i piedi. Però non è che stia proprio tranquillissimo. Ecco, per esempio, adesso mi sono incastrato in un vicolo cieco. Cazzo, mi ha visto. Frega un cazzo di niente che devo fare. Gira sta minchia di leva. Dov'è quel robo? Dov'è quella cazzo di cosa? Puttana miseria, eccolo lì. E questo è veloce, vero? Sì. Troppo veloce. C'è entrato in pieno. Cazzo. Pensiamo al lato positivo. Ti dà almeno due possibilità prima di morire di una morte atroce. Vediamola come una cosa rassicurante, dai. Ok, se è senza faccia vuol dire che è cieco. Quindi se è cieco non devo fare casino. Devo fare casino, devo evitare anche di farmi vedere. Esatto, di muovere oggetti per terra. È stata una scelta molto sbagliata quella di correre all'impazzata appena mi ha visto. Mi devo nascondere. Pregando Dio di non essere visto. Cioè di non essere percepito. Capire che cosa ha fatto, ok. Devo sperare che non ritorni nei prossimi 20 secondi.
Sto genuinamente cagando in mano. Grazie, finalmente succede qualcosa. Cosa cazzo ti metti a suonare anche tu? Probabilmente sentirà di nuovo il rumore, ripartirà. Si riavvicina. Madonna, che schifo! Per quel poco che riesco a capire della sua anatomia, mi fa genuinamente schifo. Che era quello che dovevo fare, lo dovevo fare io entro quel tot. L'unico problema è che adesso devo evitare che lui mi veda prima di... Non esisto, non considerarmi. Ignorami per cortesia. Grazie. Grandissimo, numero uno. Prego, vai pure. Ok, adesso dobbiamo andarcene. Con grande calma. Ah, sei ancora qua, Mattia. Pensavo che alla fine me ne vado e alla fine sei rimasto. Schifo di porco Giuda che non è altro. Tocca fare il giro per evitare di incrociarlo. Forse ce la faccio. Se non faccio qualche cagata, forse posso ancora sperare. Ce la faccio, ce la sto facendo. Sono vicino alla porta. Mi sto avvicinando molto lentamente. Ok, adesso chiudiamo la porta e te ne vai a fare in culo. Grazie. E risaliamo su. Come, scusa? Ci sarebbe un problema. Ecco, traduci questo. Ci sarebbe un problema. Ah, no, giusto. Niente, come l'ho detto. Oh, mamma mia. Ecco. Questo non era proprio un... cagotto nel... Non è proprio un cagotto nel senso stretto del termine, ma... Madonna, se mi sono... Se ho stretto la mutanda qui. Proprio è... Qui ha funzionato proprio il... They also think you're silent? Why, no, Simon, don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and left them from free. That'd be really cool, it doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, speaking very foolish, have definitely been. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to attempt them at it. Okay.
Adesso prevengo. Ok. Abbiamo scoperto una cosa nuova. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's... I mean, that's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Ecco, questa è una situazione che abbiamo capito che cosa rappresentano quegli snori. Wow ci vuole uccidere, ma abbiamo bisogno di Wow per rimanere in piedi. Questo è un controsenso interessante. Ok, diamoci dentro. Ok, vediamo. Uno dei mostri è quello che abbiamo visto prima, con quelle quintalate di lampadine attaccate addosso. L'altro era quella specie di fagiolo con le gambe che non si capiva che cosa fosse realmente. Allora. Appunto toccherà andare esclusione per capire chi possa. Ok, quindi Coster niente. Tipo Pochuai. Allora, recupero sicurezza, quindi proviamo Sarang. Sembra la scelta più ovvia visto quello che abbiamo letto finora di lui. Ecco, grazie. Con un cazzo di nome sarebbe stato un po' più facile. Per esempio, provi a mostrarti, ma non credo cambierà molto. No, non credo. Stromar ha reclutato persone dalle siti evacuate. Dovrebbero anche conoscere il cipher, se puoi trovarlo. Ok, evacuato ha detto? Proviamo Wang, che è un profugo di Delta. Lui sa che è. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. No, it's so bad. Strobe really worked out. Master. Welcome back, Mr. Wan. Thank you. What happened? What is this place? Everything's fine. Theta needs your help. We need the new security center. Duncan Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here! There's something really wrong with this place. Ehi, a voglia, Mattia! This isn't real! I have to get out of here! Did we just pick up that love? I mean, he's a perfect scan, but for the Ark, he's a real deal. We turned him off. Took it all away. I really thought that was going to work. Maybe we can try again. Proviamo da un'altra parte, magari. No! Se faccio una cosa del genere, è un attimo che mi seccano la live, Mattia. Meglio di no, dai. No, alla fine all'inizio. Meglio di no.
still on. Chut? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all part of the scan. No, that's a lie. You're lying. Don't get upset, Mr. Wong. No. Why are you doing this? Mi sa che a questo punto ti tocca davvero. The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep his session short and his suffering to a minimum. Ok, riproviamo la stazione sciistica allora. Oh mamma mia, mi fa star male a torturare questo povero disgraziato così. Ok, di nuovo, grazie Mattia. Aspetta un attimo. La stanza di Wen era una di quelle che si poteva aprire. Aspetta un attimo che dovrò andarci di intelligenza adesso. Conrad Masters. Fanculo. Ah, grazie. Ok, direi che una foto della famiglia aiuta innanzitutto. Una foto della moglie. Ma soprattutto quintalate di email. Sembra interessante. Un origami. Oh, aspetta, lettera. Forse questo buffer ci aiuterà. Sappiamo che cosa possiamo fare per cavare fuori i dati che ci servono e direi che allora ci possiamo provare immediatamente. I compiled the analysis module that we can use.
with Brandon in the simulation. Sort of. Okay. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Cominciamo allora. Non ha funzionato. No, non ci siamo. Proviamo diversamente. Dobbiamo fare una passeggiata. Amici, dobbiamo fare una visitina anche nella stanza della signorina Ellis, perché mi sa che non funziona. E a ridrangate. Funziona. A questo punto, come ho già detto, ci toccherà andare a fare una visitina anche nella stanza della signorina Coster. Forza di cose. No. No. Peccato che non ci sia. Forse meglio continuare a frugare nella stanza di Wen. Qualcosa deve essere sfuggito. Foto. Aspetta che... No.
Ecco, grazie. Non ho... Ho risolto tantissimo, però. Queste non ci... Non ci possono dire più nient'altro. Niente di particolare. Niente di effettivamente importante. Il buffer l'abbiamo già aperto. Non c'è niente che... Niente che possa realmente aiutarci ora come ora. Credo che io mi stia perdendo qualcosa, per forza di cose. Vabbè, continuiamo a provare allora. Qualcosa uscirà fuori. Dovrà uscire fuori qualcosa per forza. Mi sta sfuggendo qualcosa. Funziona. Non c'è modo per farlo funzionare. Stessi dialoghi ripetuti all'infinito. C'è proprio modo di portare avanti la cosa. E da dove me lo dovrei togliere qualcosa di nuovo? Dimmi. Me lo tolgo fuori dal buco del culo? No, ah, capito. Aspetta. Vabbè, sono i cessi, non è che ci sia chissà quale approfondimento da fare. Che giustamente mi erano sfuggite ste porte. Però vabbè, a parte che questo è il bagno degli uomini. Comunque non... Cosa mi sta sfuggendo da... No. Pensavo fosse un buffer diverso, no. I genitori.
gli spunti sono quelli. Non abbiamo nemmeno modo di... Se recuperassi qualche spunto dal lavoro di... No, no, non c'è nulla. Pesa. Qualcosa che non sappiamo. Una cartella senza dati importanti. Il resto è tutto vuoto. Non ho modo di... Avessi qualcosa dalla stanza di... Diciamo, avessi modo di entrare nella stanza di Coster, probabilmente avrei risolto molti più problemi. Ma non ce n'è modo. Quindi ci deve essere qualcosa... Ma non abbiamo trovato un cazzo qua, è tutto che mi dici che dobbiamo andare avanti. Che possa aiutarci, quindi che cavolo? Aspetta. No. Mi ero convinto di una cosa che non poteva essere. C'era qualcosa sotto i cuscini, invece no. Qualcuno mi degni di una spiegazione, perché non ci sto capendo un cazzo. Cosa mi sta... fuggendo. Qual è il dettaglio che mi sta mancando? Aiutatemi a capire, porca miseria. Aspetta.
Aspetta. Forse ci sono. Forse ci sto capendo qualcosa. Dimmi che posso togliere. Ok. Allora vediamo se posso fare quello che ho in mente. Sì. E vaffanculo, ogni volta sbaglio tasto. Allora. Vediamo se con un ambiente in più possiamo... Ok. Vediamo se un... se un ambiente nuovo può cambiare la situazione. Perché a questo punto stiamo allegramente brancolando nel buio. Proviamo così. Proviamo un nuovo ambiente e vediamo se succede qualcosa. Ho già deciso da qui che... Madonna, un po' brutale. Ok, questo non ci serve più. E neanche questo. Ok, dove cacchio eravamo entrati invece per far partire tutto l'ambaradà? Non qui. Neanche qui. Aspetta, questa era aperta anche prima? Ok, il salvataggio non mi lascia molto sereno, ma ok, proviamo a essere ottimisti. Perché ce ne vorrà di ottimismo adesso. Io porca puttana. Ecco, cazzo, quanto grande. C'è qualcosa che non... Cosa? Forse pure troppo. Se devo dirla tutta. Forse pure troppo. Ah, eccola qui, era questa la porta, avevo sbagliato io. Che per caso riusciamo ad andarcene senza farci ammazzare? È una possibilità? Qualcosa mi dice di no.
No, questo non si muove. Questo neanche. Questo nemmeno. Ah, devo schiacciare i pulsantini, immagino. No. Quanti quanti inutili pulsanti ci sono in questo posto di merda? È tutto un pulsante, sto... Mamma mia! No, questo non lo devo schiacciare. Questi non si muovono manco a pagarli. Io non so che devo fare. Aiutatemi. Vaga, la benché minima idea di cosa dovrei fare. Sto girando a vuoto, non si sa bene perché. Cioè, dovrei muovere questi pirulini, ma qui non si muove niente. Spiegazioni? Qualcosa? No? Posso neanche schiacciare i tastini che c'è a fianco. Boh. Qui non c'è nulla da schiacciare, qui tanto meno. Aspetta che mi sono... Sospetto ci sia un tasto lì, eh. Perciò io nel dubbio avvicino la... No. Non è questo che bisogna fare. Adesso mi rompo veramente le palle. Nel disperato tentativo di capire che minchia sta succedendo. Che nessuno sembra sapermi dare una risposta. Posso manco saltare le staccionate perché devo andare direttamente. Non posso saltare gli oggetti, proprio devo andarci dritto per forza. Allora, quello è il coso. Ma non succede nulla, non posso farlo abbassare, non posso muoverlo. A meno che... non va. Datemi delle maledettissime spiegazioni. Perché non c'è modo di... L'altro pulsante non si può usare. Queste leve non funzionano.
Mamma mia, ma perché mi devo incartare su queste cose? Queste cose stupidi. Ma non un tubo, pensavo fosse una maniglia da girare. Sarebbe stato molto stupido, ma... Cioè, allora, è lì... C'è un comando, ma non lo posso far andare. Non posso... Porte più senso sono chiuse, quindi non devo andare di là. Quindi se serve qualcosa, serve da qui. Questa porta non si apre. Delle spiegazioni di qualche tipo, che nessuno si degna di darmi. Vabbè, mi sa che di fronte a questo vicolo cieco del cazzo credo sia il caso di chiudere. Noi ci vediamo venerdì prossimo. A questo punto non dimenticatevi, se lo state guardando su YouTube in differita di una settimana, di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi, fate bene, iscrivetevi, fate bene. Object Reaper, e se non vi è piaciuta questa roba, lo sapete, non sono sicuro di volervi conoscere.